Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo video, vlog, anche stavolta, e vai. Scusate un po' per la voce, ma ancora ci deve essere un po' di miglioramento, ma piano piano ci siamo. Voi tutto bene? Scusate un po' la capigliatura e il resto, ma mi sono appena svegliata, appena, dalle otto e mezzo mi sono svegliata. Non è tanto presto, ma non è neanche tanto tardi. Dunque, come state? Spero bene. Allora, questo è un video vlog appunto per stare un po' in vostra compagnia e spero che vi possa piacere. Sì, lo so, ho la faccia un po' da chiulo, come si suol dire, vabbè, dettagli. E niente, quindi, cosa dire di bello? Volevo proprio uscire, ma con questa giornata non fa uscire, già sono ancora piena, come si può dire, intasata, e quindi ancora non fa uscire, perché devo fare un sacco di visite ancora per quanto riguarda la mia influenza e vabbè, il mio raffreddore, non voglio dire influenza, perché influenza è tutt'altro, vabbè, comunque sì, il mio raffreddore, sono ancora un po' gonfio da una parte, mi sto sgonfiando, sto facendo un aerosol da un bel po' di tempo. Quindi niente ragazze, era solo per aggiornarvi un po' della mia situazione, salute, come sto e come non sto, e nulla. Quindi al momento sono qua a casa, come potete ben vedere, e nel frattempo anche ieri mi sono dedicata un po' a me stessa, mi ho fatto una bella doccia calda, mi ho lavato i capelli, e me l'ho fatta pettinare da mia nonna perché i miei capelli sono terribili, allucinante. Quando li pettino vado fuori di testa perché non so bene come destreggiarli, quindi mia nonna, top, mi ha aiutato a pettinarli, quindi le sono veramente non solo grata, ma la ringrazio di cuore, tanto di cuore così, già. E niente, adesso mi devo lavare la faccia, mi devo lavare, perché non ho ancora avuto tempo di lavarmi la faccia. Di niente, adesso mi lavo la faccia con l'acqua micellare e ci vediamo dopo. E niente, come qua, mi ho appena lavato la faccia, mi ho messo la cremina, ma non lo so se mi truccherò o meno, non ne ho idea. Ciao. Perché innanzitutto, ragazze, sapete una cosa? Che oggi ancora sono in alto mare con l'appunto, non lo so se quante volte l'ho detto, ma sono in alto mare con la mia raffreddore, con il mio raffreddore, quindi vabbè, niente. Allora, ho chiuso tutte le luci. Oh, che bella luce che c'è, fantastica questa luce. Nonostante fuori non è bellissima la giornata, a me questa luce mi impedisce di usare la ring light. Vabbè, niente. Quindi, che dire di bello? Ah, mi ha preso la canestra, mio nonno. Che bello, wow, guardate. Non me ne ero neanche accorta, mi ha preso la canestra. Buonissima, che non so quanto costa. Boh, non è cara comunque la canestra, molto buona, sì. E niente. Già, questa faccia da chiula che ho, non viene per nessuno. Già. E quindi niente. A parte i capelli sbarazzini che ho, però mi piacciono così come sono, a parte sto ciuffo che non ne vuole sapere di stare al suo posto, vabbè. E niente, volevo almeno farmi le sopracciglia perché così non mi piacciono, cioè una è mezza mozzata e l'altra lasciamo perdere, boh, se no che sta per oggi rimango così. E niente, quindi ragazzi mie, che dire, vabbè, a parte che c'ho, aspettate un attimo, un secondo, è un po' tremolante quel bastone del selfie, cioè questo qui non è più come prima, mi sa che vado a prendere un nuovo, ma per adesso non ci penso.
Comunque, questo è il mio outfit di stamattina con le, cioè, con l'immagine di Snoopy, che è bellissimo, adoro. E poi qua ho le mie pantofoline della Dr. Scholl, bellissime. Questo pigiama che è bellissimo, mi piace morire. Già. Quanto siamo? 5 minuti di video, già, questo è strano. Già. E niente, stavo guardando se volevo chiudere la luce, non so io cosa voglio fare, boh. Vabbè. Fuori fa un freddo allucinante, non so se si capisce. Aspettate un attimo. Vedete? No, non si capisce, aspettate. Ecco qua, questo è il tempo come si presenta stamattina. Vedete? Non è il massimo. Ecco perché mia nonna mi fa uscire. Cioè, non è che mi fa uscire. Sono io che non mi vado a uscire per non prendermi un altro colpo d'aria e riaffrontare un secondo doppio raffreddore. Quindi grazie, ma anche no. Però almeno, vedete, vabbè, non ci fate caso a tutto il disordine che c'è. Siate clementi, ma questo è quello che c'è nel mio poggiolo, perché io abito al terzo piano e mezzo, ecco perché vi faccio vedere come la facciata di oggi, cosa si vede da casa mia, capito? Ecco perché. E niente, ragazzi, ritorniamo alla base. Eccomi qua, nulla, tutto il mio splendore, se così si può chiamare. E niente, sono le adesso. Sono le 10:36, perché sapete dove vado l'orario? Perché per cercare di avere nuovi spazi, nuove cose, nuove idee. Nuovi spazi è brutto dire, no, vabbè. Comunque, per stimolare la mia creatività, fare altri video che ancora non ho in mente di quali, ma va bene, i dettagli sono. Io nel mio feed di TikTok non ho ancora trovato una ragazza che fa dei video virali, anzi, non una ragazza, qualche ragazza che fa video virali per il trucco. Boh, vabbè, dettagli, niente. E quindi non lo so. Cosa vi racconto stamattina? Vi racconto che, vabbè, il sogno non ve lo posso raccontare perché è troppo personale e non va bene, però ho sognato una persona che mi piace molto e mi piace tuttora, però è meglio chiudere i paletti, che è meglio. Chiudere le persiane dell'amore, perché non sa mai, qualcuno potrebbe capire chi è, quindi meglio evitare. E niente, anzi, se riesco taglio questo pezzo, se non lo lascio, vediamo. E niente, quindi a parte quello, ho sognato che stavo scappando da una guerra bruttissima, cioè dall'olocausto dell'Auschwitz, perché stavo praticamente, ho fatto questo sogno, prima ero a casa di mia madre che mi stava dicendo sposati quest'uomo che ti piace tanto, questo ragazzetto che ti piace tanto, e poi, infine, come si sa che il 99% uno fa sogni, mille sogni in una notte, io mi sono sognata prima uno che mi piaceva e mi dovevo sposare, con mia madre che faceva leva di sposarmi, e poi da una parte mi sono insegnata che ero al confine della Svizzera, stavo scappando dagli spari delle guardie dei tedeschi, non vi dico altra cosa, con i cani che mi correvano dietro, e c'era un'altra persona vicino a me che era ferita a un fianco, e quindi ho detto perché non scappare? Quella mi diceva, ma tu come stai? E le dicevo, io come stai? Tu come stai? E le dicevo, io sono ferita, non importa, scappa lo stesso, scappa, scappa, che qui ci vengono dietro. Il fatto sta che io scappavo, scappavo, e quella rimaneva indietro, vabbè. Rimaneva indietro nel senso che rimaneva indietro di passi. E io sono riuscita, per fortuna mia, a scappare e a rifugiarmi in un posto che non so come si chiama, vabbè, sempre al confine della Svizzera. In una bella casetta dove, vabbè, non sto qua a raccontare tutto perché sennò non ne usciamo più. Comunque mi è piaciuto molto questo sogno. Non il sogno della guerra, il sogno che finalmente riuscivo a scappare. Però il resto mi è piaciuto, il fatto dell'amore. Vabbè, quindi chiudiamo il discorso che è meglio. E niente, quindi è tutto molto bello quello che mi piace raccontare, sì. Aspettate un secondo che voglio stoppare un attimo. Allora, ho messo la cover perché
con la cover almeno sta fermo un telefono e non si muove di 1 mm. Però a mettere il cavalletto non fa, ragazze, perché il cavalletto lo agita, lo muove troppo. Vedete come fa? Aspettate un secondo. Quasi quasi sistemo alcune cose che mi hanno comprato. C'è della carne, la mette di prima. Io non so perché, non me ne sono accorta, ma vabbè, dettagli questi sono. Sono proprio la carne a sto punto. Eh sì. Tutte ciocce sono? No, ok, meno male. Bene, metto qua dentro e vi riprendo. Eccomi qua. Allora, cosa vi stavo dicendo? Che quanto siamo arrivati a 4 minuti di video? Ok, che praticamente finalmente tutti questi sogni ogni tanto vanno e vengono, nel senso che anche se mi spavento la notte perché mi sveglio e mi risveglio, faccio delle giravolte nel letto che non mi vede nessuno per i sogni che faccio, però vabbè, ci sta, ragazze, non possiamo sempre avere la vinta noi, anche nei sogni. Per fortuna che c'è il tempo di scappare anche nei sogni, cioè c'è, come si può dire, non il tempo di scappare, perché altro il, non mi viene a mente il termine specifico, il, non mi viene a mente, aiutatemi. Allora, aspettate un secondo. Che per fortuna abbiamo scampo libero per scappare, che abbiamo scampo, ecco cosa voglio dire, che riusciamo, abbiamo la via d'uscita per poter scappare dai pericoli, cose, persone o via discorrendo, quello che volevo dirvi semplicemente. Ah, mi ha dato nel frattempo mia nonna, ha preso anche il pane, perché quello è importante, il pane, non so se l'avete visto, lo faccio vedere, ecco qua il pane, questo è il pane. Il pane serve sempre in casa, sì. Perché non so, ultimamente ho visto tanto la passaggio di mangiare pane. Vabbè, il pane fa bene per l'ulcera perché me l'hanno anche raccomandato: mangiare pane, latte, formaggio. Vabbè, latticini ne mangio pochi perché non ce la faccio, ragazze. Viene mal di stomaco a mangiare troppi latticini. Però quando si tratta della pizza, che buona la pizza, è troppo buona, mi piace. Aspetta che vi poggio qua se ci riesco, ok, che non cadete. Ups, ok, così va bene. Siete sopra un coso lì per, vabbè, non so come chiamarlo, un portatorta vi ho poggiato. Perché anche lì quando vi poggio il telefono sul portatorta, per appoggiarlo sopra l'astuccio e per guardare i video su YouTube, non ho altro dove appoggiarmi, quindi li appoggio qua. Avrei il cavalletto, ma è un cavalletto che non serve a niente, quindi vabbè, mi dovrei agganciare alle ring light. Quindi niente, ragazze e ragazzi miei, mi sta piacendo un botto questa canestra, vi ribadisco, è troppo buona, mi piace da morire. Allora, non so dove è fatta questa canestra, non ho idea. Ci sarà scritto da qualche parte. Le origini. Ah, di luogo santo, di luogo santo. Quindi è fatta in Sardegna ed è buonissima. Di luogo santo, molto buona. Così la provenienza, pare che sia di luogo santo. L'ho letto qua, nonostante non ho gli occhiali, mi sto arrangiando. Però ho letto che è di luogo santo, sì. E niente, la provenienza è quella. Quindi, ragazze, se mi viene fame più tardi, mi sgranocchio un po' di questa canestra col tè. Ma anche dopo pranzo, se voglio, col caffè, mi inzuppo un po' di questa e sono a posto. Perché il caffè, anche se ho l'ulcera, non ci so rinunciare, ragazze mie, sono fatta così. Mi piace a me prendere il caffè, è un rituale che facevo quando un rituale che faceva più che altro mia madre quando era ancora con me, quando era ancora in vita a fianco a me. Cioè, e niente, quindi questo rituale lo voglio portare avanti io, che sono la sua figlia, che sono sua figlia, e portarlo avanti finché ce la faccio. Poi, quando non potrò più prendere caffè, amo in pace. Pazienza. Non muore nessuno. Comunque, niente.
La canestra è troppo buona, ragazze. È cara, ma non ce n'è come la canestra. I biscotti ho provato a mangiarli, ma non ce la faccio. Non mi danno un senso di fastidio allo stomaco, di tutto, alla bocca dello stomaco. Sono con le uova, tra l'altro, i biscotti. Quindi, no, col cortisone che prendevo, che continuo a prendere, e l'antibiotico, preferisco prendere. Ribadisco, ve li faccio rivedere. Questi qua, che sono la canestra, e sono buoni. E poi perché non ce l'hanno l'uovo, questi? Se non erano, non hanno uovo. Boh, non ne ho idea. Comunque, sono buonissimi. C'è poco da dire, da fare. Ciao. Niente, poi fatemi sapere come state piuttosto. State bene? Come vi vanno le giornate da voi in Lombardia? Io le sto passando, continuando a pensare che video fare, queste cose così, e poi sto cercando di anche darmi come si può dire? Come posso spiegarmi? Sto cercando un po' di pensare a star bene, anche di guarire questo benedetto raffreddore che non mi passa più. Tra tosse, starnuti, moccio, quelli che ne mette. Sono a concia, io sono bella ridotta per le feste, vabbè, niente. Quindi, oggi no, non ho detto se mi state chiedendo, se mi state chiedendo, ma oggi rimarrai tutto il giorno in pigiama? No, tra qualche attimo mi vedrete di sicuro vestita, nel secondo video mi vedrete vestita. Non per questione che non sono sicura di quello che voglio fare, se voglio stare vestita o in pigiama, perché secondo me è bene che dopo un po' mi vesto, infatti lo farò. Lo farò magari qua in sala, in cucina, perché di là c'è. Ho aperto la finestra, non voglio prendere una sbattulata di corrente alla gola. Già sono pesata, sembra non so cosa con questa gola qui. No comment. Vabbè, non voglio tirare brutte parole a questa gola, nel senso che non voglio dire brutte cose, ma diciamo, Petra, ma cosa mi sento con questa golaccia che ho? E niente, adesso io mi sa che mi vesto veramente, perché non ne posso più, anche se non mi trucco né niente, però almeno mi vesto, torno subito. Ed eccomi qua, mi sono appena messa, non dico un ghigneri, però almeno mi ho fatto le sopracciglia, perché così erano inguardabili veramente. Non mi ho messo correttore né niente, sono tutta acqua e sapone, come si suol dire, a parte le sopracciglia, perché così non ci potevo stare, ragazze mie. Ero troppo, non dico sciatta, però mi sono voluta mettere un po' a posto almeno queste, le sopraccigliucce, e niente. Scusate un po' per l'attesa, quanto sono? 11 minuti di video registro, sì. E niente, che dire. Io adesso tra poco chiudo il video, perché veramente altrimenti sono più annoio troppo. Volevo fare massimo, non so, 12-13 minuti di video, ma non è possibile perché voglio fare anche altri contenuti, quindi vediamo cosa ne esce fuori. Già. E niente, che dire di bello. Se questo video vi è piaciuto, non vi resta altro che mettere un bel like di supporto, un commento al video e nulla. E se vi va, iscrivetevi al canale YouTube. Bacio, seguitemi su Instagram e TikTok, anche se sono sempre poco attiva, da un bel po', non so perché, non so cosa mi succede, ma ultimamente sto tralasciando tutti i social, perdonatemi, non me ne vogliate. E niente, ciao.